Continuiamo la lettura e l'ascolto della parola del Signore attraverso il Vangelo di Marco. Ormai da alcune domeniche stiamo ascoltando questo inizio del Vangelo di Marco. Ed è bello che Gesù ci ha detto, le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Marco, ci dice: il regno di Dio è vicino, si è fatto presente. Quindi convertitevi, cambiate mentalità e accoglietelo. Se questo regno, l'abbiamo detto, il regno, questa paternità di Dio, questo regno di Dio che si allarga, questa tenerezza di Dio che vuole abbracciare tutti, questa tenerezza di Dio si manifesta nel volto di Gesù. E quindi dice: cambiate vita, accoglietemi, così la vostra vita avrà un significato nuovo. E in effetti Gesù, che abbiamo visto, che poi accoglie e chiama i primi discepoli, poi insieme a loro va nella sinagoga, la loro sinagoga, e domenica scorsa leggevamo che lì nella sinagoga c'era qualcuno che stava male, lui lo libera. E poi viene detto che va, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, oltre ad essere andato nella sinagoga, il luogo della preghiera, dell'ascolto della parola per il popolo ebraico, poi va nella casa di Simone, ci viene detto questa nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, uscito dalla sinagoga, subito c'è un'urgenza, andò nella casa di Simone e d'Andrea in compagnia di Giacomo e di Giovanni. E qui, anche qui, vedete la casa. La casa è il simbolo della comunità, forse della comunità cristiana, è la casa di Simone. Come nella sinagoga c'era uno posseduto da uno spirito immondo, adesso nella casa c'è, nella comunità c'è qualcuno che è ammalata, c'è la suocera, una donna, simbolo dell'umanità, ma forse simbolo anche della comunità, che è ammalata, è febbricità che viene detto, è febbricità. È interessante che subito glielo dicono a Gesù, ecco, la comunità se ne prende cura, lo dice a Gesù. E Gesù è colui, sono bellissimi i verbi usati dall'evangelista Marco, si avvicinò, questo fa Gesù, è colui che si avvicina, Dio si avvicina, è lui che prende l'iniziativa e si avvicina, si fa vicino. La ferra per mano, la prende con la mano, così a contagiarsi anche lui della febbre. E poi la fa alzare, la fa risorgere, il verbo usato è come se la richiamasse alla vita. Questi sono i tre verbi, si avvicina, è lui che si avvicina. E prende per mano, abbraccia, se ne fa carico e l'aiuta a risorgere, a ritrovare la vita nuova. Questo è quello che compie Gesù nella casa di Simone, all'interno di questa comunità, dove c'è questa umanità febbricitante e porta febbre. Cos'è questa febbre? Ci riflettevamo noi ogni venerdì sera, se questo ve lo ricordo, leggiamo insieme nella cappella della nostra comunità, assieme a chi vuole partecipare, leggiamo insieme i brani biblici della domenica e cerchiamo di fare un po' di lettura insieme, di meditare insieme sui brani per cercare di comprendere meglio il significato. E leggendo dicevamo che questa febbre, l'essere febbricitante, è qualcosa che può toccare tutti. La febbre è una febbre, quanto siamo presi, cioè, può essere la febbre normale, quando ci viene l'influenza abbiamo la febbre, per carità, può capitare, abbiamo la febbre. Ma oltre a questa febbre ci sono tanti altri tipi di febbre. C'è la febbre, il delirio dell'onnipotenza, di sentirsi importante. Chi sono io? Chi sono io? Rispetto agli altri. Quindi comincia la febbre della gelosia, che riguarda l'altro, è più voluto bene, è più apprezzato. Io chi sono? Questo, guardate, in tutti i rapporti umani che a volte viviamo, anche tra gli amici, anche lì dove lavoriamo, l'altro è più apprezzato. Io chi
bisogno. Oppure la febbre è anche dovuta anche al dolore che ci portiamo dentro a volte. A volte c'è dolore, angoscia, solitudine, paura della vita, chi sarà del futuro. Possiamo lasciarci prendere anche da questa febbre. Ebbene, Gesù è colui che si avvicina, nel momento in cui si avvicina, lui ci prende per mano. Ci prende per mano. Se lo ascoltiamo davvero, e noi, lui ogni domenica, adesso noi siamo tutti qui riuniti in queste due volte, la comunità si raduna, diciamo l'ecclesia, perché l'ecclesia, la chiesa, vuol dire proprio questo, chiamati da più parte, questo vuol dire la parola chiesa. Radunati insieme, quindi non è il locale la chiesa, siamo noi che facciamo la chiesa, è Gesù che ci ha radunati. E lui anche questa sera si avvicina a noi, ci tocca nel cuore, nella vita, ci prende per mano e ha un grande desiderio di rimetterci in piedi, di liberarci da questa febbre che ognuno di noi si può interrogare e vedere qual è la sua febbre che si porta nel cuore. E lui ci vuole liberare, metterci in piedi e richiamarci alla vita. È bello che nel momento in cui richiama la vita, questa donna, la suocera di Simone, si mette a servire, non è più centrata su se stessa e preoccupata unicamente di se stessa, ma comincia ad essere disponibile, attenta a tutti gli altri. Questo quando il segno che siamo stati liberati. Quando diventiamo capaci di amare e di valorizzare il nostro amore, servizio per gli altri, attenzione agli altri. Tant'è vero che subito dopo viene detto che si apre la porta e c'è un'umanità, cioè tutta la città che sta davanti alla porta. E Gesù è accogliente e coinvolge tutti ad essere accoglienti. Il segno che stiamo vivendo davvero, che siamo vivi, liberati dalla febbre, e quando diventiamo capaci di amare e nella gratuità dell'amore capaci di offrire un servizio ai fratelli. C'era un filosofo quando andavamo al liceo e si studiava che ci diceva cogito ergo sum, no? Così diceva quel filosofo, è giusto, cioè io penso, rifletto, organizzo la vita, quindi sono, però io aggiungerei a quel cogito ergo sum, no? Penso, quindi rifletto, quindi so, perché è la persona che lo riflette di me. Io aggiungerei amo, ergo sum, io sono davvero quanto divento capace di amare, far diventare la mia vita un servizio, un'attenzione agli altri. Questo mi libera dall'angoscia che mi porto dentro, dalla febbre che mi porto dentro, dalla paura che mi porto dentro, dal delirio di onnipotenza che mi porto dentro. E questo mi mette al servizio degli altri. E allora in quel momento io sono veramente, la vita ha senso e pienezza di vita quando siamo capaci di compiere un gesto di amore. A questo ci vuole educare Gesù che ci avvicina, si avvicina a noi, ci coinvolge, ci prende per mano, ci apre il cuore. Ed è bello che poi Gesù, l'Eterno, Gesù poi accoglie tutti alla porta e poi la mattina presto, il giorno dopo, qui era il giorno dopo il sabato, al tramonto del sabato gli portano tutti, e poi il giorno dopo, che è il giorno della domenica, è il primo giorno della settimana, Gesù si ritira a pregare in solitudine. E la preghiera davvero è spazio, come noi siamo stati chiamati da Gesù per ritrovarci qui nel giorno del Signore, in cui davvero nel cuore veniamo liberati dalla presenza di Dio, da qualsiasi febbre, e diventiamo capaci di amare, di non essere cristiani solo a parole. Questo davvero da questo incontro col Signore o ne usciamo cambiati, altrimenti non abbiamo incontrato il Signore. Ognuno di noi può arrivare con tante remore proprio cuore, ma se celebriamo davvero, se il Signore ci tocca, ci prende per mano, ci visita, ci libera dalla febbre, l'Eucaristia, la parola che ascoltiamo, la preghiera che facciamo nel silenzio,
A questo ci deve condurre, a cambiarci il cuore. Leggevamo nella liturgia delle ore, abbiamo letto la lettera di uno dei primi martiri che si chiama Sant'Ignazio di Antiochia, mentre veniva portato a Roma per essere ucciso, sottoposto al martirio, scriveva una lettera ai cristiani di Roma. E tra le altre cose la prigione mi ha colpito un'espressione bellissima. Diceva: siate cristiani, non persone che hanno solo Gesù sulle labbra e il mondo nel cuore, perché può capitare. E noi abbiamo Gesù sulle labbra, ma il nostro cuore è determinato da una logica mondana di arroganza, di febbre, di gelosia, di invidia. E lui dice: siate cristiani che abbiano Gesù sulle labbra e nel cuore, non solo sulle labbra e nel cuore, questa logica mondana. Ecco, io credo che l'incontro con lui, con Gesù, fa davvero cedere. E la preghiera è spazio, non dove noi diciamo tante cose a Dio perché lui cambia il suo modo di vedere e di trattarci, ma è la preghiera è spazio, l'Eucaristia è spazio, l'Eucaristia è spazio in cui accogliamo lui e ci lasciamo cambiare il cuore, abitare il cuore dalla sua presenza, e lui è colui che ama e coinvolge noi a saper amare e servire i fratelli nella pura gratuità. Così annunciamo il Vangelo, come dice l'Apostolo Paolo: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Non c'è bisogno di dire tante parole per annunciare il Vangelo. Il Vangelo si annuncia con la vita. Sempre Sant'Ignazio di Antiochia diceva: è meglio essere cristiani, manifestare che siamo cristiani senza dirlo, non c'è bisogno di dirlo, ma di esprimerlo con i nostri gesti. Meglio essere cristiani senza dirlo piuttosto che dirlo e non esserlo. E allora davvero il Signore ci dia la gioia di saper manifestare il suo volto, la sua bontà, che siamo stati cambiati nel cuore attraverso i gesti che, uscendo dalla Chiesa, riusciremo a compiere nel nostro quotidiano.